chi per crearsi un'entrata secondaria o perché magari necessita di avviare un nuovo business perché magari ha un'idea che può, diciamo così, migliorare la strada verso la propria realizzazione personale e professionale, decide appunto di aprire partita IVA e lo può fare anche in costanza di lavoro dipendente. Ovviamente ci sono delle situazioni in cui la partita IVA e il lavoro dipendente possono coesistere e altre situazioni invece nelle quali tale possibilità è preclusa. In questo video andremo a vedere insieme quali sono le situazioni di coesistenza della partita IVA insieme al lavoro dipendente e quali sono anche le strategie per ottenere da questa coesistenza i migliori vantaggi in termini di risparmio di imposta. Io sono Carlo Alberto Micheli, avvocato e dottore commercialista, fondatore di MyAccounting.it, servizio di commercialista online per imprese e professionisti. Qualora tu desideri ricevere maggiori informazioni riguardo ai miei servizi e ai servizi che il mio studio propone, in descrizione al video ti lascio tutti i link utili per poter prenotare una consulenza con un mio tax advisor, così da capire qual è la migliore situazione per il tuo singolo e particolare caso specifico. Ma veniamo al concetto di partita IVA e lavoro dipendente. Quando io parlo di partita IVA, cominciate a pensare, in quanto dipendenti, che la partita IVA non è necessariamente la partita IVA individuale e non è necessariamente il regime forfettario. Esistono molteplici possibilità che la legge ci dà per poter esplicare al meglio la nostra attività professionale all'atere del nostro lavoro da dipendente. Ok, questo è il primo punto, perché a volte si fa veramente confusione che la partita IVA, con i balletti e tutte queste altre cose un po' ironiche che secondo me non dovrebbero esistere quando si parla di soldi, la partita IVA è quella individuale e quella forfettaria. Ok, in realtà non è così. Quando io sto scrivendo partita IVA, potrebbe essere benissimo la partita IVA di una società. Allora, andiamo a fare chiarezza su questa coesistenza. Primo punto, quindi, quando si può e quando non si può. In linea generale, partita IVA e lavoro dipendente coesistono. Sì, possono. In linea generale possono coesistere, perché ci sono delle situazioni nelle quali la partita IVA non può essere aperta o una società commerciale non può essere aperta, anche se vedremo ci sono delle situazioni particolari, da chi ad esempio svolge un incarico pubblico oppure ha un lavoro nel pubblico impiego. Penso quindi agli insegnanti, ma penso anche ad esempio agli impiegati comunali. Ok? Quindi ci sono delle situazioni a livello particolare nella quale la partita IVA individuale o nell'esercizio di attività commerciale è preclusa. Quindi no a chi lavora nel pubblico impiego. Perché? Perché chi lavora nel pubblico impiego ha un vincolo di esclusività con il pubblico impiego, che ci sono anche delle situazioni nelle quali può avvenire meno. Penso ad esempio quando ci sono i contratti part time oppure quando ci sono i contratti a tempo determinato. Allora in queste particolari situazioni si può aprire la partita IVA. Così come ad esempio è preclusa la partita IVA per gli insegnanti, ma non per tutte le categorie di insegnanti. Ben vengono invece le partite IVA ad esempio all'insegnante delle scuole superiori di diritto, che magari è un avvocato oppure è un commercialista, o al professore di educazione fisica che magari ha la partita IVA come personal trainer. Queste situazioni si possono attivare, però in linea generale chi lavora nel pubblico impiego o chi è statale non può. Poi differenza fra statale e pubblico, questo poi magari lo vedremo in un altro video. Comunque a chi interessa questa cosa lo sa, ok? Nella linea generale non può coesistere in questo caso. Invece il lavoratore del settore privato può sì aprire partita IVA, a meno che il contratto di lavoro stipulato con il proprio datore di lavoro non lo consenta. Ok? Quindi facciamo un piccolo recap. Coesistenza, partita IVA e lavoro dipendente possono coesistere, a meno che non si sia nei casi generali di pubblico impiego e a meno che il contratto di lavoro privato non metta un divieto in tal senso. Quindi i lavoratori nel settore privato
possono aprire partita IVA a meno che il contratto di lavoro non preveda nulla in tal senso. Se c'è indecisione perché magari si lavora per una corporate e altre situazioni, in questo caso che cosa si fa? Si chiede l'autorizzazione alle risorse umane oppure si comunica l'intenzione per ottenere il nulla osta, perché è sempre meglio nel rapporto di lavoro evitare di andare a ledere quel vincolo di fiducia. Ovviamente il lavoro che si andrà a svolgere con la partita IVA dovrà essere un lavoro che non è in concorrenza con l'azienda nella quale lavoro, altrimenti si va a violare quello che è appunto il vincolo di fedeltà e di conseguenza che c'è licenziamento in tronco. Allora, nel momento in cui io decido di aprire partita IVA, ok, diciamo così, io decido di aprire partita IVA, posso sfruttare più situazioni, lato fiscale e lato previdenziale. Ok, partiamo dal lato fiscale. Dal punto di vista fiscale, aprire partita IVA in costanza di lavoro dipendente lo si può fare, come abbiamo detto, e ci sono due variabili. Se il tuo reddito annuale lordo è sopra i 30.000 oppure se il reddito annuale lordo è sotto i 30.000. Quindi, qualora tu abbia da dipendente un reddito annuale lordo superiore ai 30.000 euro, è precluso il regime forfettario. Quindi a livello fiscale non si può aprire partita IVA in regime forfettario, perché è una delle cause di esclusione. Ci sono anche altre cause di esclusione, c'è un video dedicato sul regime forfettario, te lo metto qui così te lo puoi vedere se vuoi capire meglio e se rientri in questa casistica. Intanto fermiamoci qui. Quindi, e poi c'è una bella differenza, se il tuo reddito annuale lordo è superiore ai 30.000 euro, reddito annuale lordo, quello che è nella seconda pagina della certificazione unica, allora il regime fiscale sarà ordinario, ok? Non è che sarà, poiché poi è un'opzione, eh? Allora, sotto i 30.000 euro sarà forfettario, oppure opziono anche sotto i 30.000 euro per l'ordinario. Allora, se il mio reddito annuale lordo è superiore ai 30.000 e apro la partita IVA, potrò solamente avere il regime fiscale ordinario. Se invece è sotto i 30.000 euro, potrò scegliere se fare il forfettario o l'ordinario. Ovviamente il forfettario è molto più conveniente. Okay? Lo vediamo appunto nel video del regime forfettario, non è questo il video, quindi vi invito a vederlo, eccetera. L'importante è capire che l'ordinario e il forfettario, sì, ma qual è la differenza? La differenza è che il reddito forfettario, il reddito, la tassazione che ci abbiamo sulla partita IVA è separata dalla tassazione che ci abbiamo sul reddito di lavoro dipendente. Nel regime ordinario il reddito in più che mi porta il lavoro autonomo viene sommato al reddito che abbiamo con il lavoro dipendente. Quindi se già io guadagno, facciamo un esempio, ipotizziamo che ho 35.000 euro di RAL, ok? Quindi se ho 35.000 euro sono già in uno scaglione più elevato a livello IRPEF, ci aggiungo 30.000 euro di lavoro autonomo, ecco che io probabilmente finisco a tassazione 43%. Quindi è molto più oneroso il regime ordinario. Ora vedremo anche quale potrebbe essere una soluzione e lo vedremo lato previdenziale, perché qui abbiamo il fiscale, qui ora ci metterò il previdenziale, sono i due punti fondamentali. Mentre il regime forfettario, se io ho 25-30.000 euro di RAL, 30.000 euro di RAL per intenderci, avrò il reddito del lavoro dipendente calcolato secondo le imposte proprie, le imposte e contributi proprio del lavoro dipendente e il reddito derivante dal lavoro autonomo calcolato secondo le imposte proprie del regime forfettario, che sono più convenienti perché vanno dal 5 al 15% del reddito, quindi molto molto conveniente. Allora, questo è il primo discrimine che uno può fare, poi dopo vi dico una strategia che si potrebbe attuare. La seconda parte è dal punto di vista invece previdenziale, ok? Dal punto di vista previdenziale è molto interessante questa cosa, perché dipende ovviamente qual è la professione che andrò a svolgere. Se la mia professione che andrò a svolgere è una professione di tipo commerciale, aziendale, d'impresa, io sostanzialmente avendo già l'iscrizione INPS come lavoratore dipendente non sono soggetto a pagare i contributi, quindi praticamente non pago INPS, no INPS. Se invece io sarò un libero professionista, perché decido di aprire come consulente per le aziende che svolgono determinate cose e un esercizio non in forma di impresa, allora io invece sarò soggetto al pagamento della gestione separata, che è il 26%.
gestione separata 26%. Quindi il dipendente che apre partita IVA, che ha un ralzo per i 30.000 euro, che è un libero professionista, capite bene che sostanzialmente dal reddito che conseguirà con la partita IVA non gli rimane niente, perché si prende il 43% lo Stato sulle imposte sul reddito e il 26% sulla gestione separata. Praticamente fa 49-69, quindi non ti rimane niente. E dici, allora come si fa? Fermi lì. Ora ci arriviamo a come si fa. Mentre se il lavoratore dipendente, posizione previdenziale, perché fa commercio, azienda, impresa, magari fa delle cose online, eccetera, non paga l'INPS. Quindi è molto vantaggioso, sia nel caso dell'ordinario, sia nel caso del forfettario, perché comunque l'incidenza dell'INPS è sempre di un 25%. Quindi il lavoratore dipendente che apre partita IVA, come commerciante, azienda, impresa, non paga l'INPS e rispetto a chi non è dipendente c'è un 25% meno. E uno dice, ma perché i contributi li pago di là? Evitiamo la storia sui contributi, l'ho già detto in tantissimi video, il nostro sistema previdenziale è un sistema non restitutorio ma redistributivo, quindi voi pagate un sacco di contributi che non vi torneranno mai indietro. Quindi è sempre meglio non pagarli o pagarne meno e magari dotarsi di pensioni integrative e altre situazioni che tra l'altro godono anche di agevolazioni fiscali se le si fanno, ma questo appunto è un altro discorso. Allora facciamo un recap: partita IVA e lavoro dipendente può coesistere salvo i casi di pubblico impiego e diniego da parte del lavoratore del contratto di lavoro privato. Le punti di rilevanza sono il punto di vista fiscale e il punto di vista previdenziale. Il punto di vista fiscale permette l'accesso al regime forfettario se il RAL è sotto 30, mentre è sempre il regime ordinario qualora il RAL sia sopra i 30. Dal punto di vista previdenziale, se si esercita attività commerciale, aziendale o di impresa non c'è l'INPS, se invece si esercita una libera professione c'è la gestione separata al 26%. Allora, come posso fare per spendere il meno possibile sia nei casi di regime forfettario che nei casi di regime ordinario? Partiamo dai casi di regime forfettario, che già è conveniente. Come posso fare? È iscrivere sempre. E se vi dicono che non è possibile, sorridono. Le persone che dicono che le cose non si possono fare sorridono, diffidate, perché vuol dire che sono ignoranti in materia. Iscrivere sempre, o magari mettiamo quasi, perché ovviamente ci sono delle professioni che non è possibile iscriverle, ma vedrete che quelle professioni che non è possibile iscrivere probabilmente non è possibile neanche anche farle come lavoro dipendente, quindi lasciamo perdere. Allora, iscrivere sempre al registro imprese la partita IVA e quindi non aprire come libero professionista. Io posso fare un consulente marketing, posso fare un consulente d'azienda anche se sono iscritto in Camera di Commercio. Cioè, non è che è sempre per forza un libero professionista, perché è come uno esercita la propria professione. Iscrivere sempre al registro imprese mi consente appunto il non pagare contributi previdenziali, quindi no INPS, perché vengono già versati e, come vi ho detto, non versateli doppi, tanto non guadagnate di più, perdete di più, ok? E questo potrebbe essere un primo consiglio. Un secondo consiglio, soprattutto per chi ha RAL sopra i 30, RAL 30, ok, potrebbe essere quello di separare le due attività, ok? Quindi se io separo le due attività, ho da un lato il lavoro dipendente, dall'altro posso fare un SRL, magari nella sua variante SRLS, e utilizzare questa azienda sostanzialmente come centro di imputazione delle mie spese e prendere i soldi direttamente da qui con tutte le modalità di pianificazione fiscale che spiego nei miei corsi. Quindi attraverso questi vantaggi si riesce a ottenere importanti benefici. Questi sono solamente due di numerosi vantaggi che si possono ottenere quando le cose si conoscono. La grande lotta che abbiamo tutti è fra la conoscenza e l'ignoranza. L'ignoranza o la mancanza di studio di determinate cose, e vi garantisco che tutti i giorni mi arrivano persone che mi dicono: no, ma a me mi hanno messo come libero professionista perché mi hanno detto che non si poteva. Non è che ti hanno detto che non si poteva, non sapevano che si poteva, è diverso. Oppure perché magari non sapevano come fare. Questo è un altro punto. Uguale, no, ma aprire un SRL non conviene in questo caso. Certo, uno magari ha 50.000 euro di RAL e poi apre una partita IVA per fare cosa? Per regalare più soldi allo Stato. Ragazzi, no, ci si organizza, si separano le attività. Tra l'altro, io questa cosa di separazione attività lo faccio anche con un regime forfettario, un SRL, attività concorrenti. Sono veramente tanti gli intrecci giuridici e quindi è importante affidarsi sempre a delle persone che possono individuare questi intrecci giuridici per raggiungere il migliore obiettivo. Con questo video è tutto, io ti rinnovo l'invito non solo ad iscriverti al mio canale e lasciare un like e magari, perché no, un commento, ma anche a contattare i miei tax advisor in myaccounting.it per avere la migliore consulenza per il tuo caso specifico. Ci vediamo al prossimo video.